L'innovazione per me è un processo verso il miglioramento continuo, non si ferma a un solo gesto, a un solo momento, ma è un processo continuo, è un cambiamento mentale, quindi è una questione di mindset. Credo che l'innovazione sia l'unica via percorribile, per continuare a creare valore, quanto l'innovazione non è soltanto, a mio avviso, tecnologica, ma bensì è un processo continuo verso il miglioramento, quindi innovare significa andare oltre quelli che sono i limiti e quindi continuare a crescere in termini di valori concreti per la collettività e la comunità. Diciamo che io sono arrivato al tema della tesi, che poi è il tema della blockchain, partendo già da quella che è un'innovazione, quindi diciamo i social. Paradossalmente all'interno dell'università, invece io ho trovato lo spunto dal mondo esterno, dai social, attraverso l'incontro con ragazzi, personaggi, cito Gianluca Comandini, che è un 29enne divulgatore sulle tematiche appunto legate al blockchain, alla digital economy, e quindi grazie già all'innovazione sono riuscito ad accrescere il mio percorso verso l'innovazione e quindi mi sono avvicinato a questa tecnologia. La sto iniziando a studiare, mi ha incuriosito molto e ho deciso di portare avanti il mio percorso di tesi su questa tecnologia rispetto, vediamo adesso il professore in fase, diciamo, di struttura, sulla tracciabilità della filiera agroalimentare. Quindi è un tema vicino al territorio, nulla di complesso perché appunto è l'agricoltura alla base, quindi come settore trainante dell'economia del nostro territorio, però abbinarlo così a quelle che sono le opportunità di crescita e di sviluppo. La professoressa ci diceva sempre, il vostro ruolo fondamentale per il territorio è portare la cultura di impresa. Quindi diciamo che prima di riuscire a portare la cultura di innovazione, molte volte c'è bisogno di creare una base su cui lavorare, quindi creare cultura di impresa. Fortunatamente già attraverso quelli che sono stati i cambi generazionali c'è stato uno switch e quindi un approccio differente alla gestione dell'impresa. Le difficoltà rispetto all'approccio innovativo tecnologico sicuramente rientrano in quella che può sembrare inizialmente una complessità. Fondamentalmente bisogna spiegare semplice, far arrivare con semplicità la tecnologia e quindi lasciare i paroloni da parte, riuscire a contestualizzarsi rispetto a quello che è il luogo in cui si va ad agire. Sicuramente la maggior creazione di valore. Viviamo in un momento particolare, l'Italian Sounding, sono parole che sentiamo spesso, la capacità della GDO di riuscire ad acquisire maggior valore rispetto ai produttori, che poi effettivamente sono quelli che svolgono il lavoro, quindi sicuramente la possibilità di andare a riallineare un po' quelli che sono queste discrepanze e la possibilità di riuscire a creare maggiore valore e a trattenere maggiore valore dove effettivamente poi l'attività viene svolta, quindi riuscire a ristabilire un po' gli equilibri.